Una serie di abominevoli omicidi, due bande malavitose sull'orlo di una guerra e un vecchio caso che ancora bussa alla porta. Judgment non è solo la nuova perla della collana Yakuza, ma è anche un eccellente punto di partenza per chiunque le si avvicini per la prima volta. Stesso mondo, stessi intrallazzi malavitosi, stessi coreografici showdown, ma nuovo protagonista e, soprattutto, nuova storia. Oltre, finalmente, a una richiestissima traduzione in italiano che mancava da tanto, troppo tempo. Onore, amicizia e famiglia, i dogmi sacri di ogni Yakuza, sono stavolta accompagnati da dilemmi ancora più grandi, che siano vere e proprie denunce al sistema o agli aspetti più oscuri del processo legislativo. Il nostro Yagami, dopo tutto, è un avvocato. Un avvocato caduto in disgrazia, stanco di difendere persone, o peggio, probabili assassini, per lavoro. E che ora persegue la vera via della giustizia. Ora cerca la verità. La verità è tutto ciò che conta. Filtrare le informazioni attraverso gli occhi non corrotti e portare a galla ciò che nessuno vuole o deve scoprire. E non sempre con le buone maniere. Passare da uno Yakuza tutto muscoli a un detective che alterna lingua tagliente a una sana dose di mazzate è comunque un'effettiva ventata d'aria fresca. Il gusto incontaminato di Giappone è sempre lì, con i suoi negozietti e i riconoscibili quartieri illuminati dai neon. Ma viverlo con gli occhi di un tutore della giustizia fa sembrare tutto diverso. Vecchio parco, nuovi giochi, insomma. Non solo teste da frantumare, ossa da piegare e intere bande da sbaragliare, ma casi da portare in tribunale, persone in difficoltà da aiutare e sospetti su cui investigare. Yagami porta quindi con sé tutta l'arguzia che Kazuma e soci non hanno mai potuto sfruttare. Pedinamenti, inseguimenti con telecamere drone, prove da sbattere in faccia agli accusati al momento opportuno. Nulla di chissà quanto profondo, ma abbastanza da far sembrare nuovo un prodotto che rischiava di essere fin troppo familiare. Il nostro Yagami poi è un combattente che preferisce il tecnicismo e l'agilità alla mera forza bruta. Non è un carro da sfondamento, ma la possibilità di scavalcare gli avversari o camminare sulle pareti, ad esempio, aggiunge al classico combat system una dimensione tutta nuova. Se pensiamo che due diversi stili di combattimento e un centinaio d'ore di contenuti primari e secondari sono accompagnati dal solito grande racconto, allora siamo a cavallo. Grandi personaggi, un enorme mistero da risolvere e una sorprendente ragnatela di intrighi internazionali sono ancora una volta il piatto principale di una portata che, nonostante i decenni, non accenna un solo attimo di stanchezza. I colpi di scena, i combattimenti spettacolari e soprattutto le forti emozioni sono sempre tutti lì. Judgment non è solo un eccellente giallo d'azione, ma anche un gioco divertente e vasto. Magari gli unici suoi difetti, un'unica città visitabile, persino riciclata, e un solo personaggio giocabile, tradiscono un po' la sua natura da spin-off low budget, natura comunque coperta dal solito grande cuore pulsante e da una scrittura, per qualcuno forse un po' prolissa, che in molti ancora oggi si sognano. In attesa del nuovo e stando alle promesse degli sviluppatori, enorme Yakuza, Judgment è un eccellente antipasto per chiunque voglia lanciarsi a capofitto nella fitta tela del vizio e della corruzione nipponica, con quella bella spruzzata di follia orientale che mai non guasta. Adatto inoltre tanto ai vecchi fan quanto ai nuovi arrivati. Il detective Yagami supera quindi la prova ed entra già nei nostri cuori come uno dei volti più riconoscibili dell'intera epopea Sega. Ora che è persino tradotto in italiano, toccherà a voi non lasciarvi sfuggire una delle vicende più sanguinose e appassionanti degli ultimi anni. Che giustizia, finalmente, sia fatta.